Cari genitori, per poter presentare la domanda di agevolazione ISE è sempre necessario tornare sul portale dove abbiamo fatto la domanda di trasporto scolastico e inserire le proprie credenziali. Per vedere come accedere al proprio account o come fare una nuova registrazione è disponibile un tutorial come fare domanda di trasporto scolastico sul sito del Comune. Se la domanda di agevolazione la presentiamo dopo aver compilato quella per il trasporto scolastico, non è necessario fare logout, ma proseguire da questa pagina. Se avete già fatto domanda di ISE 2020 per l'anno scolastico 2019-2020, non bisogna ripresentarla nuovamente. Questa varrà fino a dicembre 2020 e sarà valida per tutti i figli iscritti al trasporto. Nel caso dovessimo ancora presentare domanda di ISE, andiamo a cliccare su Nuova domanda. Entriamo nella pagina Scelta Servizi Utenti e in fondo clicchiamo su Richiesta Agevolazioni ISE 2020 e poi su Avanti in alto a destra. Adesso abbiamo davanti i componenti del nostro nucleo familiare. Come vedrete è già selezionato uno dei genitori che sta facendo domanda. A questo punto andiamo semplicemente a indicare la relazione che il genitore ha con gli altri componenti. Finito questo procedimento, clicchiamo su Avanti. Troviamo i recapiti inseriti ed eventualmente è possibile aggiungerne altri negli spazi bianchi. Clicchiamo poi su Avanti. Arriviamo così nella penultima pagina. Clicchiamo sulla prima freccia blu. Si aprirà una tendina e qui abbiamo bisogno dei dati riportati sul nostro ISE. Inseriamo la data che solitamente è scritta in alto al foglio. Inseriamo l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di elaborazione ISE, ad esempio CAF CISL. Successivamente valore ISE. Qui inseriamo il valore riportato in fondo alla tabella. È molto importante che non si inseriscano spazi tra un numero e l'altro e nessun punto. È ammessa solamente la virgola dei decimali. Infine inseriamo il numero di riferimento che si trova solitamente in alto al foglio. Bisogna fare attenzione a scrivere tutte le lettere e i numeri, altrimenti il portale non ci fa andare avanti. Dopodiché passiamo alla seconda freccina blu. Qui dobbiamo indicare se nel nostro nucleo familiare è presente un componente disabile. Nella terza freccina, nucleo familiare anagrafico composto da un solo genitore in quanto, indichiamo eventualmente uno dei seguenti casi di appartenenza. Qualora selezioniamo una delle opzioni, dobbiamo andare a riempire anche la freccina numero 6, altrimenti lasciamo entrambe le sezioni in bianco. Procediamo con la numero 4 e la numero 5, dove eventualmente indicheremo le nostre condizioni. Passiamo poi alla freccina numero 7, dove inseriremo il numero della carta d'identità, del passaporto oppure della patente del genitore che sta presentando la domanda. Infine, prendiamo visione dell'informativa sui dati personali e spuntiamo tutte le voci. Clicchiamo in seguito sull'ultima freccina per il consenso al trattamento dei dati personali. Clicchiamo su Avanti. Si aprirà l'ultima pagina dove controlliamo che tutti i dati inseriti siano giusti e inoltriamo. Se vogliamo, possiamo scaricare e stampare la domanda. Grazie, alla prossima!